Il sindaco Gaetano Manfredi e l'assessora all'urbanistica Laura Lieto hanno visitato questa mattina il cantiere di Taverna del Ferro nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, dove è iniziata la demolizione dei manufatti secondo quanto previsto dal programma di rigenerazione urbana. Fra questi anche i due edifici soprannominati Le Stecche. La prima parte viene completata entro gli inizi del 25, dove avremo poi da realizzare il trasferimento delle famiglie della prima stecca, come si chiama, come si usa dire, che poi viene appunto demolita. E sulla demolizione della prima stecca viene poi completato l'intero quartiere. Il cronoprogramma chiude a dicembre del 2026, i nostri lavori sono programmati per quella scadenza e l'ultimo attività prevista del cantiere, la demolizione della seconda stecca che andrà giù per ospitare tutte le aree pertinenziali, i giardini e gli orti urbani. La prima fase, che durerà 60 giorni, prevede la demolizione di 84 box auto a raso, delle due passerelle pedonali su via Taverna del Ferro, dei campi di calcio e calcetto, compresi gli spalti, e la rimozione di tutte le pavimentazioni esistenti, gli arredi e i pali di pubblica illuminazione. Si partirà poi con la costruzione di 180 nuovi alloggi, per i quali occorreranno 2 anni. Siamo in questa prima fase di demolizione, poi dopo si avvierà proprio in quest'area la costruzione dei primi 3 edifici. Insomma, è un percorso che si sta facendo, con l'organizzazione del cantiere. Chiaramente siamo in una zona abitata, quindi anche le demolizioni debbono essere fatte in maniera molto controllata, però insomma noi siamo molto fiduciosi che se non ci saranno delle sorprese inattese, i tempi che abbiamo previsto, previsti, saranno completamente rispettati. Il cronoprogramma prevede che tutto il progetto si concluda nel dicembre 2026.